primi 12 anni la mia fanciullezza. Vivo qui, a Teone di Trento. Dai 12 ai 37 li vivo via. Io in Giappone volevo diventare missionario, ero coi salesiani. Però dopo loro, negli anni di prova, hanno detto: non sei fatto per noi. Appena arrivato a casa, mio papà mi ha messo al lavoro in tipografia. Mentre ero in tipografia, è passato Goffer, che era un giornalista dell'Adige di Trento. Cercava un corrispondente per le valli. Immediatamente mi ha assunto dalla penna alla macchina dattilografica. Appena arrivata alla sua macchina e appena arrivata quella elettrica, ci ha passati a quella elettrica, in modo che appena è uscito il computer, è stata la cosa più naturale di questo mondo, perché a ogni passaggio trovavo facilitato e accelerato il modo di scrivere. Voi non potete capire cosa è la telematica per chi è vissuto senza telefono, senza telegrafo, senza niente. Vi è stato aperto il mondo. Con i social network mi sono accorto che posso usarlo da giornale. Oggi nel web, no? Tutta l'umanità è attaccata una all'altra e in qualsiasi momento basta avere uno smartphone e uno in Australia è attaccato con me. Ecco la grande bontà dei social network, che dà la possibilità di venire a galla tutto il bene e tutto il bello, però nel contempo fa venire a galla anche tutto il male. Ed ecco il perché nella scuola e nella società manca la formazione all'uso dei social network. Per paura di isolarmi del tutto, e tutti i giorni ho scritto un pensiero per tenermi vivo io. Per caso un mio amico mi ha messo in rete, no? Per gioco. Decine e decine di persone, no? Si sono affezionate e tutti i giorni aspettano che arrivi il mio pensiero, che deve riguardare il modo di vivere bene. Allora l'uomo deve fare il diverso quando sente che il diverso diventa migliore di prima, o no? Ecco perciò il Pantarei dei filosofi. Tutto scorre, nel senso, tutto migliora, non tutto peggiora. Io credo che l'età più bella sia quella che tu ti senti contento di te, senza desideri e senza rammarichi. Adesso sono non solo contento di me,
ma addirittura il Signore mi ha concesso la serenità, in modo che anche tutti i giorni penso di morire, ma muoio sereno.